Ebbene sì, dopo quasi 4 mesi di bull run ininterrotta, ormai ci eravamo dimenticati gli scossoni di prezzo verso il basso, ma finalmente è successo. Ebbene sì, nelle ultime 24 ore Bitcoin infatti ha perso quasi il 10% della sua capitalizzazione totale. Chiaramente su Twitter, sui gruppi specializzati di Facebook e anche su Reddit tutti si stanno chiedendo un po' che cosa sia successo e quindi nei prossimi minuti voglio dare un'occhiata proprio alle ultime novità e alle notizie che probabilmente hanno portato a questo crollo di prezzo di Bitcoin. Ciao, sono Zane di Turbolab.it, se l'argomento ti interessa, seguimi. Eccola qua, quindi la pagina di CoinMarketCap. Bitcoin nelle ultime 24 ore più o meno meno 10%, ma non è l'unico che se la passa male perché un po' tutte le criptovalute, anche alternative in coda a questo calo di prezzo, hanno perso moltissimo. Quindi oggi siamo davanti per la prima volta, probabilmente dall'inizio dell'anno, a un mare veramente rosso, come non ce lo ricordavamo dal Crypto Winter del 2018 e 2019. La situazione dal punto di vista analitico e dal punto di vista dei grafici è questa, quindi già nel corso del weekend abbiamo visto un netto calo di prezzo, un netto rintracciamento di Bitcoin che appunto ha sfondato anche le varie medie mobili fino a, appunto, ad assestarsi attorno al prezzo dei 46.000 euro in cui si trova in questo momento. La situazione si vede bene anche dal grafico orario, è andata via via degradandosi per tutto il weekend fino appunto a crollare attorno alle 23, quindi alle 23 del 17 aprile, quindi di sabato sera. Questo bel articolo di Coin Telegraph riassume un po' tutti i motivi di questo crollo e secondo me c'entra perfettamente il punto. Si tratta sostanzialmente, anche a mio avviso, di una serie di concause che sono scattate tutte contemporaneamente. Innanzitutto, la prima e secondo me più significativa è semplicemente questa, ovvero la liquidazione di quasi 10 milioni di posizioni che stavano andando long. Che cosa significa? Che tutta questa esaltazione verso il prezzo di Bitcoin, che sembrava crescere ininterrottamente come al solito, ha fatto sì che le persone, probabilmente anche con delle forti leve, 1, 2 o addirittura 4 o 5, fossero posizionate long sul mercato di Bitcoin e quindi stessero cercando e stessero scommettendo sul fatto che Bitcoin continuasse a crescere per sempre. Quindi questa chiaramente è una grossa opportunità per tutte le balene che magari hanno a disposizione ingenti quantità di Bitcoin per scommettere al contrario, ovvero andare short magari con una leva molto importante, quindi scommettere contro le posizioni long, dopodiché vendere grandi quantità di Bitcoin immediatamente sul mercato. Questo causa chiaramente un crollo dei prezzi e quindi sicuramente vanno poi a capitalizzare sulle posizioni short che hanno appena aperto. Quindi secondo me questo è uno dei fattori determinanti. Oltre a questo, l'articolo di Coin Telegraph ci ricorda un'altra serie di eventi. In particolare c'è stato un crash dell'hash rate. Cosa significa? Che moltissimi miner sono stati buttati offline, tutti i miner che si trovavano in una provincia cinese che è stata interessata da un grosso blackout. Quindi sostanzialmente tantissimi miner sono finiti offline e questo ha fatto precipitare temporaneamente il prezzo. In particolare cito questo avvenimento proprio perché è qui nell'articolo di Coin Telegraph e anche perché alcuni analisti ricordano come ci sia una strettissima correlazione tra l'andamento dell'hash rate, quindi tra la capacità di calcolo che è impiegata su Bitcoin in ogni momento rispetto all'andamento del prezzo. Però ricordo a tutti che l'algoritmo di Bitcoin aggiusta la difficoltà, quindi c'è un aggiustamento della difficoltà ogni 2 settimane, quindi una breve interruzione di un giorno oppure 2 giorni difficilmente riuscirà sul lungo periodo a far scattare. Quindi sostanzialmente questa potrebbe essere una causa nell'immediato, ma è difficile che questa specifica causa possa avere delle ripercussioni anche sul lunghissimo periodo. Procedendo qui sull'articolo di Cointelegraph, ci segnala anche che questo tweet di questo FX Edge, appunto un tweet che è stato pubblicato nel corso delle ultime ore, ha fatto un po' da spauracchio per i mercati. Perché? Questo FX Edge segnala che il Ministero del Tesoro americano avrebbe preso di mira moltissime istituzioni legate al mercato cripto per attività di riciclaggio di denaro sporco utilizzando le criptovalute. Chiaramente questo tweet è stato ricondiviso fino allo sfinimento da tutte le persone e ha caricato chiaramente di ansia i mercati, perché si teme appunto che possa esserci un impatto pesante su tutti gli exchange del settore cripto proprio a causa di questa indagine. Non è circostanziata, non è presente una fonte, però come si sta nel settore cripto basta veramente un battito di ali nella direzione sbagliata per far precipitare i mercati. Chiaramente, che cosa fare in questo momento? Ci sono
chiaramente posizioni diverse. In questo momento il mercato chiaramente è attanagliato dagli orsi che vedono che sono nel panico, però chiaramente potrebbe anche essere una buona occasione d'acquisto, in particolare per chi pensi di andare lunghissimo. In particolare questo analista ha guardato un po' la correlazione dei mercati e dice che, come spesso avviene quando ci sono appunto determinati elementi, come in questo caso in cui c'è semplicemente un panico generalizzato ma non ci sono degli elementi veramente forti da far tremare il prezzo di Bitcoin, potrebbe essere un buon punto per l'ingresso. Dal canto mio, ragazzi, come ho detto in passato, i livelli di Bitcoin di prezzo sono chiaramente elevatissimi, come anche tutti quelli delle criptovalute da inizio anno ad oggi, ed abbiamo visto una crescita esplosiva di questo mercato, quindi sicuramente entrare adesso pensando di avere una prospettiva di brevissimo termine potrebbe essere, se non altro, rischioso. Chi però abbia studiato a fondo la tecnologia delle criptovalute e pensi che possa essere veramente una rivoluzione del mercato finanziario e sia quindi disposto a mantenere in saccoccia queste monete su un orizzonte temporale molto lungo, potrebbe approfittare di questa occasione per entrare nel mercato ad un punto di prezzo sicuramente molto più interessante rispetto a quelli che avevamo visto nei giorni precedenti. Bene, da Zanni di Turbla.it è tutto, fammi sapere che cosa te ne pare nei commenti qua sotto, fammi sapere se sei bullish, se sei bearish, se pensi che il mercato precipiterà ancora o se pensi che invece assisteremo già nei prossimi giorni ad una rapidissima ripartenza. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo delle criptovalute, Bitcoin, altcoin, ma anche PC, Windows, Linux e tutto quello che orbita attorno al mondo tech, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare la campanella. Al prossimo video, ciao!